Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Giovedì 25 luglio 2024, San Giacomo, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Dalle 17 di ieri pomeriggio è tornata percorribile a doppio senso di marcia la strada Ic-Iac. Il limite di velocità è di 30 km orari. Eleganza, coinvolgimento e sinfonie emozionanti. Fiorella Mannoia incanta Ostuni e la platea del Foro Boario con il concerto Fiorella Sinfonica, dove per la prima volta è accompagnata da un'orchestra composta da numerosi musicisti. Una combo perfetta che ha creato un'atmosfera magica e piacevole ai piedi della Città Bianca. Uno spettacolo che ha visto anche a sorpresa la presenza del cantautore Michele Bravi, con cui Fiorella ha recentemente pubblicato il nuovo singolo Domani è Primavera. Un evento importante che gratifica la cultura musicale di tante generazioni, confermando ancora una volta il talento e la versatilità di Fiorella Mannoia e la sua capacità di emozionare e unire il pubblico. Il servizio di Andrea Zaccaria, che ha anche raccolto le dichiarazioni di Michele Bravi. Grazie di cuore. Quando ho cantato con il cantante che vorrei presentarvi, ho annusato, io ho sentito che fa parte della mia umanità. Cioè, ci siamo trovati e questo vi assicuro che quando succede è un regalo immenso. Michele Bravi. Buonasera. Buonasera, che presentazione che mi hai fatto. Con la testa sulla terra, sotto i piedi il cielo. E adesso che tu sai qual è la mia natura, che buio certe notti ancora mi fa un po' paura. Ostuni era un po' che non tornavo, perché ero venuto insomma con un tour che era piano e voce. Adesso torno con un'orchestra sinfonica che non è la mia, è quella di Fiorella, che mi chiama qua per celebrare insomma questa canzone che abbiamo condiviso, e quindi è tutto giusto, c'è proprio l'incastro perfetto. Siamo anime in cerca d'amore, come barche di carte in balia delle onde del mare. Che sinfonia vi trasmette Ostuni, tornando qui nella Città Bianca? Ma allora, guarda, in generale la Puglia per me è tutta magnifica. Poi insomma qua dietro alle mie spalle c'è un capolavoro, capisci? Quindi è tutto bello. Sia benedetta lei e la tua musica. Le fa gli auguri, come si chiama? Dora? Auguri Dora, buon compleanno. A trovare qualcuno che apprezza la tua musica è sempre un piccolo miracolo, quindi quel tipo di gratitudine lì è sempre da tenere stretta. Ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro. Detto che sia sì, potrebbe anche essere un bel no. E allora insegnate ai vostri figli e ai vostri nipotini che quando una donna dice no, in qualsiasi vestito sia, in qualsiasi condizione, ubriaca, in qualsiasi situazione si trovi, quando una donna dice no, ciao a tutti Radio Stuni, un bacio.
Ostuni anche per quest'anno ottiene il riconoscimento delle Spighe Verdi 2024, una riconferma importante per la nostra città che è impegnata nella valorizzazione del proprio patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali. La consegna del riconoscimento è avvenuta nella mattinata di ieri a Roma in occasione della cerimonia di premiazione presso il Ministero della Cultura. Per la città di Ostuni erano presenti l'assessore con delega all'agricoltura Laura Greco e l'assessore alle politiche sociali Antonella Turco. Entrambe, insieme al sindaco Angelo Pomes, hanno espresso parole di orgoglio e di soddisfazione per il riconoscimento che premia il rispetto di cittadini e istituzioni verso il nostro territorio. Il comune di Ostuni fa sapere che nella giornata odierna si procederà alla sostituzione dei due idranti ad uso pubblico, il primo situato in via Tenente Antonio Specchia ed il secondo in via Petrolla a Villanova. Saranno installati idranti di nuova generazione. Si invitano gli utilizzatori a recarsi presso l'ufficio economato in Piazza della Libertà per il ritiro delle nuove autorizzazioni. Ostuni celebra la giornata mondiale della prevenzione dall'annegamento. Con un appuntamento pubblico questa mattina alle 11 presso Lido Morelli. Il comune dedica la giornata alla sensibilizzazione e all'informazione sulla necessità di prevenire annegamenti con la collaborazione di istituzioni e operatori e con dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso. Presiederanno gli amministratori e parteciperanno Croce Rossa, SER e Tera. A distanza di 55 anni dalla sua scomparsa carica di misteri, Luigi Tenco fa ancora parlare di sé e non manca mai di riempire le pagine dei giornali e le trasmissioni televisive. Questa sera alle 21 nel chiostro San Francesco Mi chiamo Luigi Tenco, un racconto musicale di Giorgio Vignali e Vito Schirone, che non vuole solo celebrare le sue creazioni musicali, ma anche raccontare l'uomo al di là del personaggio. Il 25 luglio di 9 anni fa, come oggi, si spegneva l'illustre professor Domenico Colucci, figura di spicco della nostra amata Ostuni, uomo di grande cultura e passione. Colucci ha saputo raccontare la nostra città attraverso divertenti poesie in vernacolo ostunese, svelando l'anima genuina e autentica della nostra gente. Le sue opere non erano semplici composizioni, ma veri e propri ritratti viventi di Ostuni, che con il suo sguardo acuto e ironico riusciva a dipingere le sfumature della vita quotidiana, le tradizioni e i caratteri dei suoi abitanti. Con la pubblicazione di 6 libri e la scrittura di 10 simpatiche commedie in dialetto locale, il professor Colucci ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura e nella memoria collettiva della nostra comunità. A lui va la nostra piena riconoscenza e gratitudine per aver saputo valorizzare e custodire il patrimonio culturale di Ostuni, trasmettendo alle future generazioni l'amore per la nostra terra e la bellezza del nostro dialetto. Grazie, professor Colucci, per aver reso eterno i colori e le voci di Ostuni nelle tue poesie e commedie e per averci ricordato l'importanza della nostra identità. In Villa Comunale si svolgerà oggi, a partire dalle 19, l'iniziativa dal titolo Sì all'Italia Unita, Libera, Giusta, in cui saranno raccolte le firme per abrogare la legge Calderoli sulla autonomia differenziata, un evento promosso dal Neocomitato Cittadino a sostegno del referendum abrogativo con la partecipazione di associazioni del territorio. Inizia questa sera alle 20 presso il bosco didattico dell'azienda agricola Columella, incontrata la Macoppa Piccola, la terza edizione di Cinefor 2024, piccola rassegna di cinema d'autore. Prima della proiezione del film Les Hommes du Port, alle 21.30 è prevista una passeggiata nel bosco didattico. Presso Palazzo Tanzarella oggi alle 17 si inaugura la mostra Acquerelli archeologici,
di Lorenzo Nigro, evento nell'ambito del calendario estivo a cura dell'istituzione Museo di Ostuni. Secondo appuntamento con la rassegna estiva Terrazza Summer Music 2024 presso l'Alta Marea a Villanova di Ostuni. Questa sera ad esibirsi saranno gli Italian Style Band. Inizio alle 21.30. Prenotazioni al 333-395-5212. Presso il Palazzo Roma alle 20.30 di questa sera in programmazione il film Vangelo secondo Maria. Si è spenta Emilia Marchetti, vedova indiano. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 17 nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa. Sentite condoglianze ai familiari della defunta e al collega Oronzo Martucci, stimato giornalista del quotidiano Genero della defunta. Presso l'hotel Ostuni Palace è stato presentato il libro A scuola non si muore di Gaia Lombardini Cenciarelli, evento promosso dall'associazione Presidi del Libro con la collaborazione della Bottega del Libro e dell'hotel Ostuni Palace. L'intervista di Gian Michele Pavone. Ospite del Presidio del Libro presso l'hotel Ostuni Palace, quest'oggi c'è Gaia Cenciarelli con il suo nuovo libro A scuola non si muore. Sei già stata ospite di Ostuni e del Presidio per la presentazione del precedente libro e siamo felici di riaverti in questa circostanza. Di cosa si parla oggi in questo testo? Tornano i temi della scuola, il giallo è un nuovo stile che non ti aveva mai contraddistinto in precedenza e con cui ti sei cimentata. Sì, io sono felicissima di essere tornata a Ostuni perché amo questo posto, speravo di essere invitata di nuovo dai Presidi del Libro, il sogno si è avverato, quindi grazie mille. È la prima volta che scrivo un giallo, ma non è la prima volta che parlo di scuola, perché credo che di scuola non si parli mai abbastanza, sicuramente non in forma narrativa. E quindi stavolta mi sono presa la libertà di scrivere una storia di mistero, di assassini e di assassinati. Si parla di insegnanti, si parla del compito dell'insegnante, dell'insegnare le regole come non dar fastidio, non distrarsi e quant'altro. In questo caso però si crea un nuovo patto tra studenti e docenti alla ricerca del responsabile di un delitto. Come funziona nella scuola il rapporto tra te e i tuoi alunni? Beh, insomma, diciamo che è un rapporto privilegiato. Io considero l'insegnamento, oltre che un lavoro, è un mestiere quasi artigianale, lo considero anche un privilegio, perché lavorare con i ragazzi è la cosa più bella che si possa provare, è una cosa che mantiene giovani, è una cosa che dà la vita, e il mio rapporto con gli studenti è un canale di emozioni e di apprendimento per me in primo luogo, che poi lo sia per loro, io me lo auguro, faccio di tutto perché lo sia, ovviamente, perché è nel mio ruolo, ma è incredibile quanto io impari da loro, incredibile, forse più di quanto loro possano mai immaginare. Prendiamo spunto da tante vicende di vita personale all'interno dei tuoi libri leggendo Gaia Cenciarelli. La farmacia Matarrese effettua quest'oggi il servizio pomeridiano e notturno. A Villanova Marina di Ostuni è aperta tutti i giorni la farmacia Santoro. Meteo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Venti di scirocco, umidità costante, mare poco mosso. Citazione odierna. L'amore è come l'erba. Nasce, cresce, poi arriva una vacca e rovina tutto. Grazie per aver preferito la nostra informazione.